andata bene e speriamo che vada bene. A livello di basket invece il solito disastro, che è perso proprio ieri sera contro il Real Madrid, male, proprio malissimo. Quest'anno è stato l'anno no per i cestisti della squadra catalana. E niente, le solite cose, la squadra femminile l'abbiamo citata, dopodiché posso dire che se non sono impegnati, Viran sarà presente alla partita tra Barcellona e Juventus al Camp Nou, non dovremmo poterlo incontrare al termine della gara. Tu ti ricordi sempre di Davide Moroni, Ricorda questo nome, Davide Moroni, socio della Pegna di Roma, conduttore di Club de Football a RadioRomaFutbol.it e amante e conoscitore della palla a mano, quindi... Della palla a mano, esattamente. E dopo niente... un piccolo dettaglio, il Rhein Neckarlöwen ha battuto all'andata 25-24 il Kiel, che è sempre stata la nostra bestia nera in Champions, sì. Quindi il Barcellona ai quarti di sicuro affronta una delle due, ma per il momento in vantaggio proprio il Rhein Neckarlöwen, i leoni del nord di Germania. Vabbè, Vittorio, tu ovviamente conosci tutti queste squadre che ha citato. Sì, tutte. Per colpa mia, questo Vittorio le conosce. Qualcosa sì, inizia a conoscere. Senti, per chiudere, Vittorio, facciamo una marcord. Sì. L'hai messo 31 minuti fa sul gruppo della Pegna Barcellonista di Torino, il biglietto settore ospiti secondo livello di quello stadio orribile che era il delle Alpi. No? È vero, no? Sì. Era orribile proprio. Sì. E... Non era uno stadio da calcio. Ma tu, ma vi rendete conto, Vittorio era lì in quel secondo livello. Io sinceramente non mi ricordo a che livello stavo. Io stavo là e noi, vabbè, non ci conoscevamo. E senti, ma pensi, ritornando indietro, io prima parlando con il giornalista juventino gli dicevo che secondo me la Juve era più forte del Barça quell'anno, nettamente, no? Te lo ricordo. Nettamente, patendo, è riuscita a eliminare. Esatto. E la stava buttando via quella qualificazione, perché per me il Barça giocò bene lì a Torino. Te la ricordi bene tu quella partita, come la ricordo molto io? Molto bene, sì, potevamo segnare sul finale, abbiamo sprecato con Kaiser. Esatto. Spesso accadeva, e poi al ritorno invece eravamo stati un po' in bambola, obiettivamente. Esatto, erano passati in vantaggio loro Gordon Hedved, e poi Xavi, ti ricordi, no, pareggiò con quel tiro da fuori aria, un golasso. Fece un golasso, ma insomma ricorderai perfettamente la lentezza di Thiago Motta a centrocampo nei confronti dei centrocampisti juventini. Fu una cosa fu veramente una cosa incredibile. Questa era la Marcord. Poi ricorderemo anche la Marcord del 1986, che non credo che tu eri allo stadio, no? No. Però per televisione neanche? No, 9 anni. Quindi niente. Però bello, adesso forse non li puoi. No, io perché me la ricordo, diciamo. Perché me la ricordo ovviamente il gol di Goicoechea, perché la vidi, è la prima volta che vedevo il Barça in televisione. Ma Goico 91. Ah già, Goico 91, hai ragione, era Carlo Julio Alberto, sì, Goico 91. Sì. No, quella è Julio Alberto, quel tiro da fuori aria. Sì, no, io del 91 mi ricordo subito la rete, quella sì che la ricordo. Sì, quella lì sì, con Goicoechea, esatto. Che sì, è Subi che prende gol in mezzo alle gambe. Sì, esatto. Sì, tremendo, veramente. Esattamente. Va bene, allora, ecco, anche Andrea Fabiani scrive, io mi ricordo la sfida di Torino del 1991. Allora, io ovviamente ringrazio Vittorio Pegone e Sergio Leonetti. Noi ovviamente ci sentiamo già domani mattina,
nei nostri canali comuni e poi insomma cerchiamo di organizzarci per la canali psichiatrici. Sì, psichiatrici, come dice Alberto. Io guarda, è bollente domattina. Volevo mandare un piccolissimo pensiero, alla città di Londra. Bravo, sì. Questo perché abbiamo dei familiari, sia io sia Massimiliano, che abitano in città, in quella città. E poi dobbiamo essere vicini alla Pegna di Londra proprio per il fatto che è accaduto ieri nell'atto terroristico. E allora mando volentieri un pensiero a Londra intera. Bene, noi abbiamo fatto inizio della trasmissione e bravissimi sia Sergio che Vittorio che lo fate alla fine della trasmissione. Poi ci sentiamo anche la settimana prossima, così prendiamo il ritmo della partita e poi insomma, poi chissà se lo conoscerete Polinori, se a lui spetterà il biglietto della Pegna di Roma, io lo so. Il biglietto psichiatrico. Sì, il biglietto psichiatrico me lo danno subito sicuramente. No. Se si comporta bene. Devo comportare bene poi. Vedremo. Massimiliano, speriamo che non si faccia male nessuno con le nazionali. guarda che qui. Questa è sempre la mia paura. Qui ci abbiamo i guarini di Val possono spaccare tutto. Io ho avuto sempre 0 o 1 in condotta. Notate una cosa però, dimmi. Quando ci sono le nazionali ci sono dopo le partite importanti. È vero. È già successo l'anno scorso, l'anno scorso che avevamo avuto poi il Madrid dopo le nazionali, no, poi l'Atletico in Coppa, non sbaglio. Ecco. Quindi si comporta buonanotte. Sì, vabbè, però se andiamo a vedere era successo anche l'anno del triplete. Dove? Ha sbagliato il rigore. Esatto. E noi poi siamo andati al quarto di finale, era Manchester o Parigi, scusate. Qual era dei due? Il quarto? Parigi, no? Parigi. E siamo andati a vincere a Parigi, quindi noi purtroppo ci ricordiamo quando le cose vanno male, no? Invece è successo che poi i ragazzi sono tornati dal Sud America, in particolare il Charrua a Parigi, insomma, ha fatto l'ira di Dio nei confronti dei difensori del Paris Saint-Germain. Va bene, dai. Vediamo, dobbiamo chiudere. Un abbraccio a Vittorio e a Sergio. Ciao a tutti! Su queste frequenze li risentiamo la settimana prossima, noi ci sentiamo già domani. Un abbraccio, buonanotte. Ciao Sergio, saluti alla Lionessa Speaker. Esattamente. Ciao, buonanotte. Ciao. Allora, chi è in vantaggio? Ha vinto la Colombia. Ah, con un gol di James. Ha sbagliato il rigore e c'è Rodriguez dopo in porta. Ok. Allora, per chiudere, io prima di fare un paio di domande a Renato, volevo ricordare che le cose stanno andando molto bene. Alberto dice a Bolivia, certo che No, è superiore. Sta iniziando Brasile-Uruguay, ci dice Andrea Fabiani. Come squadra è molto superiore Colombia che la Bolivia. Volevo ricordare insomma che le ultime due settimane c'è stato un boom di iscrizioni alla Pegna di Roma, forse dovuta alla remontata, forse dovuta anche a questo incontro con la Juventus, e quindi volevo salutare oltre Luca Renzi che tanto si era iscritto già il giorno dopo la remontata, Pierluigi Pratesi che io ho avuto il piacere di conoscerlo un paio di volte al Campo Nuovo, uno che viaggia molto nella provincia di Arezzo, Mario Di Scepola invece che della provincia di Avellino, Madide Ferrarini della provincia di Modena, Leonardo Gentile di San Severo, lo stesso paese di Carmine e Ivana Infante in provincia di Foggia, Cristiano Pilone della provincia di Imperia, e proprio questa sera
c'è un altro, esattamente, che è della, di Castelnuovo di Napoli, questo nuovo socio, che è Vincenzo Ravo, e domani io dovrei incontrare vicino del Petiso, cioè, domani sabato dovrei incontrare in zona Montesacro da Lenti un altro ragazzo che vorrebbe iscriversi, quindi questo significa, insomma, Renato, che che è un buon momento per le nostre pegne italiane, non solo, esatto. Insomma, speriamo che, ecco, che non siano solo dovute al fatto che ci sia una partita importante vicina in Italia, soprattutto. Esattamente. Tu intanto, che come mai, oltre ad avere la passione per il Milan, come mai questa passione per il Barça? Beh, diciamo che la passione per il Barcellona nasce da lontano, dalle sfide di Champions ormai fino agli anni 90, insomma. Il Milan e il Barcellona hanno sempre avuto una storia comune e si sono incrociate spesso in Champions League, e non è impossibile non appassionarsi a un club come il Barcellona, che ha fatto la storia del calcio prima e dopo anche la mia nascita, insomma. Poi, ecco, sarebbe facile dire che sarebbe facile diventare un tifoso del Barcellona negli ultimi 4-5 anni, insomma, con la MSN e ma anche tutti gli ultimi campioni. Però, ecco, già da prima molti campioni del Milan sono passati al Barcellona e viceversa. Nella scorsa puntata di Club de Football parlavamo appunto di Ronaldinho, di Albertini, insomma, che hanno avuto un passato nella loro carriera in entrambe le squadre. Insomma, c'è secondo me un doppio filo che lega queste due storici club, anche molti dirigenti, quindi, ecco, anche i colori sono molto simili, quindi, come dire, per me è stato molto molto naturale, insomma, mentre passavo dall'età da essere bambino a un ragazzo comunque con più coscienza dell'amore per il calcio. Poi, ecco, appunto, i tanti confronti tra Milan e Barcellona, una volta vinceva il Milan, una volta vinceva il Barcellona, mi sono veramente avvicinato a questi colori e mi sono sempre più appassionato, fino a che poi, ecco, ci siamo incontrati ormai più di un mese fa, in tempi non sospetti. Esattamente. E se ti ricordi la prima cosa che ti ho detto, insomma, io sono convinto che possiamo farcela. È vero. E quindi, ecco, speriamo appunto che questa sia un inizio di una, come dire, di una grande storia, almeno per me, nella Peña Blaugrana di Roma. Beh, speriamo, ma noi ne siamo convinti, e poi speriamo, insomma, di raggiungere dei grandi traguardi questa sera. Allora, voi Renato Boschetti lo potete continuare ad ascoltare in altre occasioni su Radio Barça Italia, ma in particolare su Club de Football, dove è intervenuto la settimana scorsa in studio. Domani interviene parlando del Milan, ma anche delle nazionali, dei campionati esteri, nella trasmissione condotta da Federico il Pampasozio e da Davide Moroni, ogni venerdì alle 21:30 su davidromafutura.it. oppure possono leggere qualcosa di tuo? Sì. Dove? Allora, potete leggere su pianetamilan.it, sono uno dei redattori, insomma, mi occupo principalmente di Milan, ma anche appunto di calcio estero, non per questo sito, però, insomma, molto spesso parliamo anche di calcio mercato per quanto riguarda giocatori del Milan, ad esempio De Olofeu e anche di altre squadre. Perfetto. Allora, noi andando in conclusione e ringraziando tutti quelli che sono stati con noi oggi, da Stefano Rizzo, a Renato Boschetti, Alberto Elflago Polinori, fino a passare a Mirko Di Natale di Juventus, me lo dimentico sempre, tuttojuve.com. E poi il nostro Teresa Calveras del presidente della Peña di Monaco di Baviera, e poi Albert Barrera Puig, il nostro inviato a Barcellona, e poi anche il duo Vittorio Pegone, presidente della Peña Torino, e il Sergio Leonetti della Peña del Ticino. Il duo dinamico. Va bene, noi vi ricordiamo che potete riascoltare RadioRomaFutura.it, Radio Barça Italia su RadioRomaFutura.it, su Spreaker.com, cercando Radio Barça Italia, oppure su Facebook,
tramite la pagina di Radio Barca Italia, la pagina della Vegna Blaugrana Roma, o su Twitter @ Radio Barca Ida o @ te e cioè Blaugrana Roma, il sito della Vegna Blaugrana di Roma, che è Pegna con la Y Blaugrana Roma.it o .com. Per qualsiasi cosa, ovviamente potete anche mandare una comunicazione sulla pagina Facebook o sui nostri profili personali. O su WhatsApp al 320 6922 565. È mezzanotte e